Carissimi, salve, salve. Allora, qual è l'appuntamento che mi riserva questo mio piccolo spazio ritagliato proprio per fare questo video? È l'appuntamento ormai a me tanto, tanto caro che sto affrontando con Paola del canale Clara Schumann. Perché vi voglio anticipare, prima di passare al punto centrale del video, un mio pensiero? Perché proprio rispetto a grandi discussioni che si stanno facendo sui numeri e gli iscritti di YouTube, io devo precisare. Lo farò con Paola del canale Clara Schumann e di altre persone che collaborano con me di volta in volta, quanto queste persone siano per me esemplari. Paola, che ha un canale notevolmente più corposo del mio, con moltissimi iscritti, non si è mai posta in maniera problematica con me, perché ho un piccolo canale, quindi di base non le potrei portare nessun iscritto in più. Potrebbe pensare anzi al contrario, ma lei credo che abbia capito chi sono e per questo la ringrazio ancora, perché crescere il canale. Un canale su YouTube, nella mia prospettiva, significa lavorare anche in senso leggero rispetto a propri interessi. Nel mio caso, sì, rispetto a interessi che poi possono portare a dei numeri elevati, ma non sono l'obiettivo. Il mio obiettivo è avere la possibilità di portare in auge problematiche o parlare di libri che mi sono piaciuti, di film che mi sono piaciuti, di portare delle riflessioni. E dicevo, Paola del canale Clara Schumann non si è posta il problema dei numeri, il che io potessi portarle degli iscritti o meno, o il contrario. Lei ha creduto in questo piccolo progetto e va avanti. Allora lei, dico, merita tanti iscritti in più, merita tanto successo perché è vera, perché è autentica. E io la ringrazio. Ma premesso tutto questo, questo secondo appuntamento che sì, abbiamo deciso di chiamare proprio la filosofia, per me è Paola, in questo caso, e per lei sarà, per me è Melania. Ci ha portato appunto a definire un interesse in comune, che è appunto quello per lo studio della filosofia, e a volerne parlare con molta serenità, leggerezza, ma con la dovuta passione. Perché la filosofia è un modo di affrontare, ecco, un metodo di studio che in senso stretto ci conduce ad affrontare i grandi studiosi e le grandi idee che questi studiosi hanno affrontato, ma dall'altro canto ci porta ad avere una metodologia di approccio alla vita più consapevole. Io vedo la filosofia come l'analisi, una componente della ipotetica psicoterapia che si fa nei confronti di ciò che ci pone un problema e che può essere fondamentalmente
forse non risolto ma decodificato, e già quella è una gran cosa, una prospettiva da dover tenere in dovuta considerazione. La volta scorsa avevo proposto io a Paola l'autore in questione, e in particolare l'autrice Simone Veil. Avrete la playlist, quindi con i miei video e con i suoi video. Questa volta lei, splendida, mi ha proposto, come non accettare, di parlare di Abelardo ed Eloisa insieme. Perché? Perché lì si unisce di base, lì si unisce perché Abelardo, che è stato uno dei maggiori filosofi del XII secolo, per fortuna nostra, in un certo qual senso, è associato non solo alle sue idee, ma anche a questa storia molto molto travagliata. Ma la conoscete? Se non la conoscete, rimarrete di stucco, perché nemmeno la penna del più grande scrittore dei nostri tempi avrebbe potuto pensare a una vicenda così complessa e così al limite con l'inverosimile. Perché? Allora, partiamo dall'affrontare Abelardo, quale filosofo appunto del XII secolo, che inizia a chiaramente a porsi il problema della unione, della necessità del concordare il concetto di fede con il periodo in cui si inizia, il concetto di fede con quello della ragione. In effetti lui addirittura è stato collocato nell'alveo dei primi filosofi attaccati al concetto di logica, quasi come se per lui fosse predominante l'aspetto della ragione a quello della fede, della teologia. In realtà è vero che è stato colui che ha portato alle prime prospettive della teoria, che poi è stata ripresa dagli scolastici, da San Tommaso. Ma è anche vero che è un uomo profondamente attaccato al suo tempo e agli aspetti religiosi, quindi non è sicuramente, non gli si può affibbiare la... fama di colui che potesse rendere la ragione come presupposto antecedente alla fede. No, è vero però che pone la necessità dell'unire le due prospettive, affermando per lo più che l'una non era per forza antitesi dell'altra. Accettare la fede non significava abbandonare la ragione, e viceversa. Allora, passiamo al... però... poi in realtà l'argomento in questione, che è appunto la sua unione con Eloisa. La sua unione che in senso letterale è stata la felicità e la disperazione di entrambi. Abelardo nasce nel 1079 a sud di Nantes, in un paese a sud di Nantes. È figlio di di
cavaliere decide di non aderire al percorso paterno, ma decide di dedicarsi agli studi nell'ambito della Chiesa. La meraviglia di questo uomo, ragazzo, stiamo parlando dell'epoca in cui aveva 30-35 anni, è che la sua fama lo precedeva per intelligenza e per bellezza. L'opera maggiore più conosciuta, in cui i profili di entrambi vengono delineati, sono proprio queste famose lettere di Eloise ed Abelardo, in cui attraverso questa loro corrispondenza noi veniamo a conoscenza delle loro vicende. È Eloisa che in più di uno scritto parla di questo suo folle amore per Abelardo, uomo evidentemente della bellezza notevole. Ma perché evidenzio il concetto di bellezza? Perché quale uomo di erudito era uno studioso più che conosciuto, tant'è che non parliamo di ragazze e ragazzini che idolatravano un docente, parliamo di eminenti studiosi che lo collocavano nella rosa dei maggiori studiosi del tempo, tant'è che egli venne chiamato proprio a Parigi, dove Fulberto, che era canonico di Notre Dame, lo volle assolutamente perché diventasse tutore di sua nipote Eloisa, giovanissima. Anche lei, ovviamente potrete capire, una ragazza al di fuori della norma. Se voi pensate che ancora fino a fine 800 le donne non potevano accedere all'università, le donne non potevano studiare o comunque non era loro costume dedicarsi alle lettere, comunque gli studi in generale, e le poche erano delle eccezioni negli anni tra Ipazia e varie. Anche Eloisa appunto lo era, perché era una donna molto giovanissima, colta e particolarmente intelligente. Fulberto quindi vuole il migliore dei maestri per sua nipote, ma è proprio lì che Galeotto, come diceva Dante, fu il libro. Ma vogliamo dirla come ci viene detto proprio da Abelardo? Subito tornai in patria e condussi via la mia amante per farne la mia sposa, ma trovai in lei una grande opposizione. Dite sposa, un uomo che faceva parte della Chiesa. Andiamo indietro. Abitava appunto a Parigi una giovinetta di nome Eloisa, nipote di un canonico che si chiamava Fulberto, il quale quanto più l'amava, tanto più cercava di renderla colta in ogni possibile branca del sapere. Ella, fisicamente tutt'altro che brutta, in quanto a sapienza era eccezionale, ed era tanto più lodata e famosa in tutto il regno quanto più rara è nelle donne una simile qualità, ossia la cultura letteraria.
cosa succede? Iniziano una vera al segreto di tutti, ovviamente, perché lui è esponente della Chiesa, una vera e propria passione carnale, ciò lo vediamo in tutte le lettere. Passione carnale che si concretizza con una gravidanza, Eloisa. Aspetterà un bambino da Abelardo. E qui, ovviamente, potrete ben capire il dramma. Ma attenzione, se io sino a poco tempo fa guardavo questa storia con profondo delirio romantico, io ora vi lancerò anche una punta di amarezza critica. Capirete il perché. Dicevo, Eloisa rimane incinta e darà alla luce un bimbo, Astrolabio, chiamato Astrolabio. Ma che succede? Chiaramente Fulberto e i parenti di Eloisa immaginate il delirio che può aver provocato una situazione simile. Ma non immaginerete mai, se non conoscete la storia, sino a dove giungono. Pensate, in realtà, Abelardo dice ad Eloisa: io ti sposo proprio per fare un matrimonio cosiddetto riparatore, ti sposo, e però per non intaccare la sua carriera, Eloisa, pensate bene cosa gli dice. Pensate alla modernità, ma io in realtà vi dico la soggezione che ogni donna, inutile purtroppo, in certi momenti ha. Gli dice: un uomo erudito come te, un filosofo, non può stare dietro a pannolini, a bambini, a pianti, deve studiare, deve dedicarsi agli studi, a cose più alte. Io non ti voglio sposare, non ti voglio costringere. E lui non vuole, e addirittura arriverà a dire delle frasi in alcune lettere, come ad esempio: io preferisco essere la tua prostituta piuttosto che tua moglie. Beh, sta di fatto che Abelardo alla fine è un uomo affascinante, ma anche risoluto, e la sposa. La sposa, ma decidono di mantenere questa loro unione segreta, proprio per evitare che Abelardo, che venisse compromessa la carriera di Abelardo. Ma Fulberto, lo zio di Eloisa, ovviamente non si sente risarcito dall'affronto, e cosa fa? Una notte invia dei sicari, delle persone che lo evirano. Lo evirano, e quindi immaginate, da quel momento in poi, un dolore interiore, fisico, per tutta la sua esistenza. Lo evirano, e da quel momento in poi impone ad Eloisa di diventare, di prendere i voti, e Eloisa gli ubbidirà sempre, prenderà i voti e non si vedranno mai più, ma il loro rapporto verrà mantenuto proprio da questo scambio epistolare di lettere, in cui ognuno dichiarerà di volta in volta l'amore l'uno per l'altro. Ecco, tra il pensiero
filosofico di Abelardo è l'estrema cultura e sapienza di Eloisa, io vi lascio per questo secondo appuntamento con Paola, con questi spunti, perché chiaramente il tutto non si può esaurire in un semplice video. Questi sono occasioni per chi volesse, per chi vuole appunto avere un attimo una prospettiva molto generale e per chi vuole appunto uno spunto per iniziare ad approfondire certe tematiche, in questo caso il filosofo Abelardo e la storia di Abelardo e Eloisa. Io faccio appunto questa riflessione, può sembrare molto molto affascinante quello che ha fatto Eloisa e che questa sua abnegazione, ma io trovo che se ci fosse oggi una situazione diciamo paragonabile, io direi che Eloisa è una giovanissima donna che succube di un uomo dal grande fascino, sta facendo della sua vita un modo per evitare il suo fiorire, per cedere il passo ad un uomo che va bene, però forse non avremmo potuto avere in altri modi una filosofa al pari livello, se alle donne fossero state date altre opportunità, se avessero potuto vivere il loro amore. Lo so che è impossibile perché il contesto non ce lo consente, però mettiamolo come esempio bello ma problematico rispetto a un'evoluzione che ci deve essere, no? E quindi forse una storia d'amore che, se vissuta con altre prospettive, avrebbe anche potuto dare ulteriori studi di eccellenza, ulteriori lettere d'amore. Ma vabbè, noi ce la teniamo così perché è una storia chiaramente affascinante. Io vi invito chiaramente ad approfondirla e ci vediamo per il nostro appuntamento bimestrale con Paola, che ringrazio ancora infinitamente. Ringrazio voi e un saluto con l'affetto più pulito che possa esserci nei vostri riguardi, e non dimenticate la storia di Abelardo e Eloisa. Bacio.